Firenze per due giorni è capitale del gioco, quello fatto di legno e di carta legato alle tradizioni locali. Al Teatro Sassol c'è stato il raduno delle associazioni che promuovono i giochi antichi e moderni. C'è stata per noi Alessandra Perrini. Ma è meglio questo o sono meglio i videogiochi? No, ci piacciono pure. Sì, i videogiochi sono più belli, però anche questo. Si gioca sul serio e giocano insieme i grandi con i bambini, perché l'esempio dell'adulto resta fondamentale anche quando ci si diverte. Pezzetti di legno, sassi, bacchette, carte, soldatini. Per due giorni tutto da provare, gratis, eccetto la pista delle macchinine per evitare la ressa, grazie alle tante associazioni di volontariato arrivate a Firenze da tutta Italia. La festa del gioco, antico, tradizionale, di ruolo anche dal vivo, è sostenuta da anni dal quartiere 2 di Firenze. Un evento che questa volta ha occupato il Teatro Sassol per due giorni e che trasmette un messaggio da cogliere al volo. A volte viene, a volte no, però è molto grande perché dà una soddisfazione enorme. È bellissimo il gioco. Per grandi e per piccini. Sì, e non ci si fa male perché le falle sono più piccole, non so che una volta. Questo è tipo nuovo. Toscana era una regione di gioco, Firenze aveva tantissimi giochi, le piazze erano utilizzate per i giochi e si è abbandonato questa tradizione. Semplice? Basta stare attenti, diciamo. E ti piace? Sì, è bellino. Meglio di un videogioco? Molto.